C'è un'anonima officina alle porte di Foligno dove i lavori in questo periodo dell'anno non si fermano né la sera né i giorni festivi. Decine di allegri volontari, più o meno giovani, vi si ritrovano infatti ogni giorno per ultimare le loro fantasiose colorate opere d'arte artigianali. Sei grandi carri allegorici che per la gioia non solo dei più piccoli, quest'anno sfileranno per le vie e le piazze della frazione di Sant'Eraclio le domeniche 9, 16 e 23 febbraio, in occasione della 59esima edizione del Carnevale dei Ragazzi. Qui lavorano grandi e piccini, da 0 a 99 anni. I ragazzi, i grandi, quelli con i capelli bianchi, insegnano ai piccoli a portare avanti la tradizione che qui a Sant'Eraclio dura da 59 anni, dal 1961. Quindi sei cantieri. Il primo cantiere, il cantiere I Plus, ha realizzato un carro intitolato Aladino e il tappeto volante. Poi abbiamo il cantiere I Matti, che avrà come un carro che avrà come tematica l'ecologia, che avrà protagonista Greta Thunberg e si chiamerà Wonder Greta, perché Greta è, diciamo, associata a Wonder Woman. Il carro che alle mie spalle è del cantiere Flashback, figura leggendaria si intitola. Poi abbiamo un altro carro del cantiere Weekend, che è il carro chi non, è 2000 euro, chi non sa si salverà. Poi abbiamo il carro dell'area 51, che è plastica mare no grazie, e il carro del cantiere Cartoon, che è Saloon, è ambientato ai tempi del Far West. Carri divertenti e scherzosi quindi, ma anche carichi di messaggi sociali, come nello spirito più vero di questa storica festività. Ad accompagnare le parate ci saranno poi, come sempre, sbandieratori e musici, mentre all'interno del Castello dei Trinci andrà in scena uno spettacolo di danza aerea. Ma sarà anche la città di Foligno ad essere coinvolta nei festeggiamenti. In via Mentana, infatti, il Rione Pugilli ospiterà dal 6 al 25 febbraio l'Osteria del Carnevale, mentre all'ex teatro Piermarini in corso Cavour, fino al 15 febbraio, tutti i pomeriggi, si potranno ammirare 56 quadri e sculture di altrettanti artisti umbri dedicate al Carnevale, un'esposizione di bonsai e le opere a tema realizzate dagli ospiti delle cooperative sociali del territorio, ma anche di Norcia e Cascia. L'iniziativa era volta a mettere visibilità a questi ragazzi e ai loro operatori, che sono persone fantastiche, sia per quanto riguarda le cooperative sia per quanto riguarda il discorso delle associazioni familiari, che sono ancora più coinvolte in queste opere. Come tradizione, tutti gli anni, l'ultima domenica, al termine della sfilata, ci sarà il famoso spettacolo pirotecnico conosciuto in tutto il circondario, nel comune, in Umbria e anche fuori dell'Umbria, che riempie la piazza in tutti i suoi angoli e che si chiama La Gabbia di Fuoco, molto importante. Quindi vi invito a venire a Sant'Eraclio la domenica 9, 16 e 23 febbraio. Godetevi il carnevale e buon carnevale a tutti!